Mario, ti interrompo un secondo. Abbiamo Mauro Milanese, ce l'abbiamo Ah, fatta. È evviva! No, online. Buongiorno. bellissimo! Buonasera Ciao, Mauro, buonasera buongiorno, Mauro. Come stai? Tutto bene? buonasera. Sì, tutto bene, dai, tutto Ce l'abbiamo fatta a connetterci. a posto. Sì, avevo un po' di problemi di linea. Però insomma, a parte la Perfetto. noia, tutto bene, dai. La noia purtroppo ci affligge, intanto stiamo intrattenendo un po' i nostri follower, i nostri lettori. Volevamo partire subito con delle domande riguardanti il tuo passato interista, te le farà Mario Spolverini di Interdipendenza. Prego Mario. Ciao Mauro, benvenuto. Ciao, grazie. Volevo chiederti, tu il 26 aprile del 98 eri in panchina nel famoso Juve-Inter del rigore negato a Ronaldo del fallo di Giuliano, il rigore non concesso da Ceccarini. Ci spieghi cosa successe in panchina, le sensazioni della panchina di quel momento? Perché al televisore le abbiamo vissute tutti e tutti sappiamo quali sono state le nostre reazioni. Abbiamo visto Gigi Simoni partire in quarta verso il campo. La panchina come visse quel momento? Sì, anche noi eravamo saltati tutti in aria perché si sa quando c'era uno scontro diretto per vincere lo scudetto, insomma, poi quell'anno là, secondo me, tutto sommato lo meritavamo anche perché poi giocavamo col miglior Ronaldo, il vecchio Ronaldo di sempre e faceva reparto da solo. È chiaro che andare in vantaggio magari non potevamo essere anche recuperati, ma con Ronaldo in contropiede, insomma, avevamo anche le nostre frecce. Gyorkaeff, Moriero, Zamorano, avevamo anche le nostre frecce per poi portarla a casa e raddoppiare, quindi ci sentivamo forti anche per vincere lo scudetto, poi quell'anno per fortuna abbiamo vinto la Coppa UEFA a Parigi, però si poteva fare un bel unplay perché secondo me la squadra era forte. Mario, tu cosa ne pensi? Io, vabbè, ce l'ho sempre con me. Quel ricordo di quel giorno, l'urlo di Scarpini nel microfono della radio nella Ma quale io stava mi trasmettendo. ricordo che Mauro, Gigi Simoni, che ho avuto la fortuna di averlo anche avuto a Cremona e a Napoli nello spogliatoio, quindi l'ho avuto per 3 anni a mia carriera, quindi posso dire che lo conosco molto bene, quello che mi ha lanciato in Serie A, perché Cremonese era stata la mia prima squadra di Serie A, prima di Torino, Parma, Napoli, Inter, Perugia ancora, però dico, lui no, è riuscito, penso non dire una parolaccia neanche là. Perché ha detto si vergogni, ma si vergogni, ma si vergogni 2 o 3 volte, ma anche lì penso che un uomo d'altri tempi, insomma, così è difficile ritrovarlo, perché è proprio un personaggio di buon senso che non farebbe. Non si, ed era difficile veramente farlo arrabbiare, anche quando si prova a farlo arrabbiare. Quindi se si è arrabbiato lui, qualcosa, insomma, avrà visto anche lui che era in piedi un po' di metri più avanti di noi. Beh, diciamo che motivi di arrabbiarsi ne ha avuti. A proposito di Ronaldo, tu l'hai citato. Davide aveva una domanda riguardante appunto il fenomeno. Davide? Abbiamo perso Davide, l'abbiamo ritrovato. Davide, mi senti? Andiamo avanti. Mario, tu Sì, volevi. vado io perché Mauro ha già anticipato un'altra domanda che avevo intenzione di fargli, quella su Gigi Simoni, questo allenatore che è rimasto nel cuore di tutti i tifosi interisti, non solo per quell'episodio, ma per la signorilità, per il carattere, per l'interismo che ha dimostrato negli anni in cui ha occupato la panchina dell'Inter. Gigi Simoni, che sappiamo in questo periodo è ancora alle prese con il grosso problema di salute che ha avuto qualche mese fa. Volevo chiedere a Milanese, ecco, dall'alto della sua conoscenza, mi pare di capire della sua ottima conoscenza, se non familiarità con Gigi Simoni, come sta Gigi? Se ha notizie, perché giustamente la Sì, famiglia non fa trapelare niente, però no, sì, avere beh, notizie io dico. sulla sua salute sarebbe importante per tutti. Sì, è una situazione stabile, in lotta, e quindi è una situazione di coma, insomma, stabile che lo fa tenere in vita, cerca di recuperare le forze, però insomma, a me è spiaciuto. Poi
a parte essere andato nell'ultima presentazione del libro, che era stato poco prima, non solo a Milano, ma anche poi era stato in Certo. Veneto, però mi erano venuti a trovare con grande piacere lui e la moglie Monica nell'occasione dei Playoff di Pisa Triestina, perché loro abitano lì a Lido di Pisa, e quindi erano veramente Sì. l'hotel a 1 chilometro dalla loro abitazione. E mi sono venuti a trovare, insomma, per salutarmi, mi ha fatto piacere. Insomma, qui c'ho sempre un legame forte con lui e da lì a poco è successo sta cosa, insomma, che poi ha sconvolto un po' tutti, no? E da lì non c'è né miglioramenti né peggioramenti, insomma, quindi dispiace questa situazione che magari prevedevo, volevo, faceva certi giorni, veniva rilasciato e poteva tornare a casa con la moglie, visto che poi era tanti giorni già in coma, invece c'è ancora una situazione un po' stabile, ma non di miglioramento, neanche di peggioramento. Questa non Un sono belle abbraccione, notizie. è rimasto davvero uno di È un noi. augurio soprattutto per una persona vera. Sì, penso sia una persona d'altri tempi, no? Quelle persone che ormai ricordano i papà, i nonni, che magari oggi per la corsa, i valori che sono un po' caduti, non ci sono più, quindi è una persona, insomma, che sempre io ricordo con molto affetto e che continuo a ricordare. Chiamo sua moglie per sapere un po' se ci sono novità e per confortarlo un po', però sai, in queste situazioni si sa che soffre proprio chi i diretti interessati che vivono le 24 ore. Certo, Certo. certo. Grazie Mauro. Prima che Davide se ne Grazie a andasse, voi. prima Sì, che Davide scusate, ho se avuto ne problemi di andasse, connessione. torniamo a parlare un po' di allegria, di samba, di Ronaldo. Voleva appunto farti una domanda riguardante il fenomeno. Buonasera Mauro. Hai Ciao, avuto ciao. avuto la fortuna di giocare col grandissimo Ronaldo, il vero fenomeno. Tutti abbiamo visto durante le partite i numeri di cui era capace, alcuni veramente spaventosi. Ma in allenamento faceva ancora qualcosa di più pazzesco, diciamo, più incredibile. Intanto ti do ragione, ti saluto perché veramente ha fatto far gol anche a me a San Siro, quindi vuol dire che ha fatto far gol a tutti, ha fatto venire partita con tutti qua. Parto da questa battuta, ma insomma un po' di verità c'è. Lecce, giusto? Sì, e poi era la mia prima partita titolare in casa e poi facendo Perfetto, un ripeto, esordio ma perfetto in casa. ne so perfetto, assist, 3 gol, per me è una grande soddisfazione segnare insomma con tutto quel pubblico la mia prima partita a San Siro. Sì, io mi ricordo proprio Gigi Simondi, perché poi, sai, noi la difesa non eravamo i nomi altisonanti magari di adesso, che eravamo una difesa italiana, no? Poco straniera, quindi c'era Pagliuca in porta, c'era Bergomi, c'era Galante, c'era Colonnese, c'ero io, c'era Sartor, forse l'unico era Taribo West dietro di, mi sembra ricordare, di difensori. Quindi alla fine era una difesa molto italiana, molto abituata anche a menare più che a impostare, a tirar fuori la grinta, a cercare di non far giocare l'avversario, perché poi davanti dobbiamo sostenere comunque tanti giocatori. Tante volte giocavamo insieme con Moriero, Giorgetto, Zamorano, Ronaldo, Simeone che si inseriva e tanti altri. Quindi noi cercavamo di fare la nostra parte difensiva con meglio che potevamo, dando il cuore, diciamo, all'italiana, e a un certo punto anche per giocare nella sana concorrenza di giocare, e qualche volta quando si affrontava Ronaldo, ci sai, se fermo Ronaldo magari il mister mi fa giocare titolare, no? Stavolta si accorge che sono in forma, e puntualmente si beccava la caviglia, il ginocchio, no? A un certo punto quando Ronaldo troppe volte andava fuori, non finiva l'allenamento, allora a un certo punto il ministro ha detto: ragazzi, facciamo una cosa, se lo vogliamo con noi la domenica e non zoppo o non con noi contro gli avversari la domenica, non facciamoli più fallo, forse ci divertiamo anche a vedere qualche numero in più, e se la partitina la perdete per 1 gol o 2, a giovedì, a venerdì e al sabato non succede niente, no? Perché poi quello che ci interessa è la domenica. E da lì ci siamo, evitando le ammaccature che già insomma Ronaldo prendeva in campionato, di fargli troppi falli, ma perché proprio pensavi di prendere la palla, dopo lui era talmente veloce, ti faceva esterno-interno, doppio passo, tu pensavi veramente di prendere la palla e lui invece andava dall'altra parte, aveva delle doti che insomma aveva solo lui. Secondo me era 10 un 9 insieme, aveva le finte di Ronaldinho, ma facendo il capocannoniere da numero 9 da centravanti, quindi aveva la doppia abilità della tecnica del numero 10 col numero 9.
A un certo punto abbiamo visto dei numeri che insomma, poi io non ho visto neanche in campionato, faceva delle cose, non so, teneva la palla a terra, se la faceva passare sopra la testa e andava via dall'altra parte, anche delle cose un po' quasi da giocoliere, no? Perché poi lui si divertiva, diceva sempre calcio allegria, e per lui quando si chiudevano le porte poi di Appiano Gentile, dove facciamo gli allenamenti, per lui era anche le uniche 2 ore dove la gente, con tutto l'affetto che aveva, gli chiedeva un autografo, una foto, quindi per lui era un momento solo di svago, di gioco, di scherzo, di dribbling, e veramente ci faceva divertire tutti quanti. Però tu hai parlato, Non vi hai dico, parlato. quando andavo a fare Torello, prima lamento che quando avevo forse qualche mal di testa, ci provo ad andare a fare prescalamento con loro, e ti trovavi Pirlo, che poi è stato ammalato. C'era Pirlo, c'era Baggio, c'era Jorge F, c'era Ronaldo. Se andavi in mezzo faceva lamento, se facevi una scivolata di intervento un po' cattivo, faceva lamento prima lamento. Cambiava maglietta e diceva lamento. Era come rompere, dei diamanti, anche se è difficile da rompere, però è come fare dei danni importanti in un intervento brutto in un Sì, torneo del genere. no, no, ma poi sai cos'è? Quando giochi con tanta gente che è più brava di te, veramente impari tante cose, qualcuna l'utilizzi della mente, qualcuna la immagazzini anche per magari fermare giocatori importanti, perché veramente poi la velocità di pensiero e di esecuzione che avevano quei giocatori lì erano straordinari, insomma, inutile raccontarle, ma dal vivo forse, perché tu sai che poi quando vedi le partite sembrano lente, più ti avvicini verso il campo, più diventano aggressive, gli interventi li senti più rapidi e veloci. Poi insomma c'era gente di gamba, insomma, Moriero andava come un leprotto, Ronaldo quando scattava con palla senza palla, insomma non era facile da prendere, ma arrivava, se la buttava alta, Zamorano in terzo tempo te la spizzava, andava a recuperare, un altro che tirava da 40 metri ma che aveva uno scatto importante. Era anche una squadra divertente di gamba, che quando vinceva, vinceva anche in maniera sonora, come hai ricordato tu, 5-1, ma è stata l'unica partita che abbiamo vinto con tanti gol, perché veramente c'era una qualità e una velocità di esecuzione di tecnica veramente incredibile. Hai parlato della difesa e appunto di questo andare forte. Ti volevo chiedere, anche quest'Inter attuale di Antonio Conte ha bisogno di correre, correre, correre molto. Ovviamente la qualità è minore rispetto alla vostra squadra, ma credi che ci siano qualche similitudine? Credi che la vostra difesa a 3, la difesa 3 contro la difesa 4 sia migliore? Qual è un po' il tuo punto di vista sull'Inter di Conte? No, ma a me piace, Mister Conte è uno dei migliori allenatori che potesse, secondo me, arrivare all'Inter, perché comunque lo si sa, lo dicono tutti, si vede dalla panchina, i discorsi che fa, dalla sala stampa, da chi l'ha avuto, da qualche compagno di squadra che ancora magari è vecchiotto ma gioca, che te lo dice, no? Ti dà una carica, una determinazione, una motivazione che non sai più quando finisce la condizione atletica e da quando parte la motivazione. Lui ti spinge a correre fino a morte per sorpassare l'ostacolo. E quindi questa voglia si trasmette in maniera importante e fai tanti punti in più di quelli che di solito speri, no? Poi è chiaro, magari i gap ci sono, però insomma già vedere l'Inter, vedere magari una Juventus come gli altri campionati, a parte magari 1-2 col Napoli e Roma, sono pietre minime, ma insomma sono stati un po' dominati, insomma. Vedere che c'è l'Inter e la Lazio, che poi sarebbe anche bello vedere che vince qualcun altro scudetto, magari la Juve, che l'interessa di più, perché è bello far un'altra città ogni tanto, anche se è un anno particolare, no? È un anno che a prescindere che si torna a giocare, si vince un pochettino, se dico come campioni dei Zelp, insomma, dopo tanti, è un'annata un po' difficile da gioire, no? Spero che si riparta come tutti, perché dobbiamo ripartire, però calcio con uno svago ti porta la vita avanti, poi ti fa riflettere come l'annata viene il terremoto, come l'annata se prima con qualche altra catastrofe, insomma questa qua ci segna un po' tutti quanti. Vero, assolutamente vero, non c'è che dire. Intanto volevo prendere una domanda dal nostro pubblico di Antimo. Chiede a Mauro se l'armonia che c'era nello spogliatoio di allora tra giocatore ed allenatore è la stessa di questa Inter o è molto peggio.
Una domanda riguardo l'armonia dello spogliatoio. Com'era il vostro spogliatoio confrontato rispetto a quello di oggi? Credo che ci siano dei Io mi problemi. sento proprio, eh. Non ci senti, Mauro? Stiamo perdendo la connessione con Mauro. Scusateci, ve l'avevamo anticipato che ci sono dei problemi appunto di linea. Adesso cerchiamo di capire se effettivamente possiamo recuperare un po' la linea, la diretta, oppure dobbiamo arrenderci a cause di forza maggiore. Io vi saluto e vi auguro, non posso fare altro che augurarvi una buona serata. Ci dispiace assolutamente per l'inconveniente, ma vi promettiamo, vi giuriamo che tenteremo in un'altra occasione di invitare nuovamente Mauro Milanese e di riprendere questa discussione che purtroppo si è interrotta. Io vi auguro una buona serata da Luca Leoni. Mario Spolverini. Ciao, E Davide Correnti. grazie di averci Ciao a tutti, seguito e buonasera. alla prossima. Grazie, ciao a tutti.